scusare in questo video per avere peccato di orgoglio, pure senza saperlo, essendo umana, ho violato quelli che sono i comandamenti di Gesù, ovvero peccato di orgoglio e presunzione. L'orgoglio è uno dei 7 peccati capitali, e di superbia per essere precisi, perché non tocca a noi dare giudizi, i giudizi spettano soltanto al Signore e io mi sono arrogata un diritto che non mi spettava. Quindi in questo video è un video di scuse dove riconosco il mio peccato di orgoglio. E personalmente ho ricevuto tanti commenti spiacevoli da cattolici, ma non ho detto niente. E ognuno è libero di pensare e di essere ciò che vuole. E le mie scuse in questo video sono rivolte ad altre persone, non mi sto rivolgendo in questo video ai cattolici. Riconosco il mio peccato di orgoglio e presunzione. Sono cristiana, simpatizzo per i testimoni di Geova, qua c'è una loro rivista dove parla del regno di Dio venturo, in cui il regno millenario, in cui tutti vivremo in pace, felici, in cui il leone pascolerà con l'agnello, ognuno vivrà fino a 100 anni, e nel libro profetico di Isaia non vi saranno più guerre, non vi saranno più carestie e non vi sarà più nulla. In questo regno millenario vi sarà posto per tutti. E questo è quello che io credo, basandomi sulle profezie bibliche. Questa è la Bibbia cattolica che uso, però anche una Bibbia dei testimoni. Quindi sono stata mal giudicata per essere vicina ai testimoni, e scusandomi per quel video che ho fatto in cui ripeto ho peccato di orgoglio violando quei comandamenti che Gesù ha dato, cioè ama il prossimo tuo come te stesso. Non dovevo, perché tutti conoscono l'episodio dell'adultera che la volevano lapidare. Gesù disse: chi non ha commesso peccato scagli la prima pietra, e tutti se ne andarono, prima i più vecchi e poi i più giovani. Quindi io sono un essere umano imperfetto, commetto anch'io i miei peccati. Ciò in cui credo, il regno millenario in cui entrerà il popolo di Dio, in cui entrerà chi fa la volontà di Dio, è una credenza che non ha nulla di male. Le riviste dei testimoni di Geova parlano di questo regno, un regno di Dio in cui la pace abbonderà. Probabilmente in questo mi scuso di nuovo, probabilmente anche queste persone faranno parte del regno di Dio, perché Dio è amore, Dio vuole perdona, non perdona chi commette omicidi, chi commette peccati gravi, non perdona Hitler che ha sterminato tanti ebrei nei campi di concentramento. Spero che Dio perdonerà anche il mio peccato di presunzione e di orgoglio. Ripeto, il regno millenario di Dio in cui regnerà Gesù Cristo, ovvero l'Arcangelo Michele, perché Gesù Cristo è l'Arcangelo Michele ed è riferito nelle scritture. Credere in questo regno futuro è qualcosa di bello. Spero io non venga mal giudicata. Ripeto le mie scuse, questa è una rivista, così come non vengono disprezzati quelle persone che mi hanno scritto, vorrei non essere disprezzata neanche io per quello che credo. Io credo in questo regno di Dio in cui non vi saranno più carestie, malattie, terremoti, e non vi sarà malvagità. E quindi purtroppo viviamo negli ultimi tempi, in cui viviamo in tempi difficili. Anch'io mi sono fatta travolgere dal sistema di cose di questo mondo, peccando di orgoglio e presunzione e giudicando delle persone che magari probabilmente sono buone, io non le conosco. Mi sto scusando. Questo è tutto, vi saluto.